Ciao ragazze! Allora, questo è l'Ask Jalissa 5. 5, vai. Siamo già all'Ask Jalissa 5. Ma prima vi faccio vedere tre cose che ho comprato ieri alla Kiko, che mi ha comprato quel grandissimo uomo di mio padre. Ho preso lo smalto effetto cupcake della Kiko, che come sapete ne ho già uno, ne ho preso un altro perché mi piace tantissimo. Ed è questo rosa maiale, no scherzo, è questo rosa freddo con questi brillantini di questo colore, non brillantini, che fanno l'effetto pagliuzze, che è il 652 e costa 4,90 euro. Costano 1 euro in più degli altri, ma ne vale la pena. Poi ho ripreso l'eyeliner perché era in sconto a 3,90 euro, se no avrei cambiato marca. È questo qua, quello in penna, non lo apro perché ho paura che si secchi. Perché l'avrei cambiata? Avrei cambiato marca perché dura poco, nel senso io non lo metto tutti i giorni, lo metto, vedete, tipo oggi non ho solo la matita nera, un po' di mascara, però quando lo metto dura poco, nel senso vale per 20 applicazioni dopo, ciao. Però era sconto a posti 7,90, 3,90, quindi sì. Poi ho preso a 6,90 euro questa tinta per labbra che avevo messo al Sushi Party, che è della 50, che veramente mi ha affascinato, che è la Double Touch della Kiko. Se non l'avessi provata dalla 50, non l'avrei comprata perché non gli avrei dato un centesimo. Ma allora, il colore è il 112. Ovviamente non potevo far altro che scegliere il rosso. Qua prima metti il rossetto e poi metti il lucido e vi dura non so quanto tempo mangiando, bevendo, vi dura più qua, dice 11 ore, ma vi dura veramente un casino e quando l'andate a togliere non ci riuscite e vi rimane tutto il segno. Quindi per le occasioni speciali la mia bellissima tinta per labbra. Poi Rowy mi ha inviato questa maglietta che dice, oddio, aspettate che alzo, la situa diventa un po' imbarazzante. No, devo ancora alzare. Raga, voi mi amate per questo, lo so che mi amate per questo. Che dice Love Never Die, con tutti questi fiori. E io amo questa maglietta perché, come sapete, il mio soffitto è molto interessante. Come sapete, io sono un'amante assidua dei fiori e appunto per questo da Shinsight mi sono fatta inviare questo bellissimo vestito che è un stile prendisole che è tutto fiori con questa bordatura vintage sopra e la stessa bordatura sotto. Dietro è con questo elastico. Questo vestito mi piace molto perché ha la sottoveste qua, vedete? Però aveva è fatto molto bene, tranne per un filo che adesso ha deciso che si vede qua, vedete? Ci sono dei fili, però per il resto la promuoverei con un 8 su 10. Poi promossa con un 10 su 10 è questa canottiera qua, stile crop top, bianca con tutti i fiori ed è a più strati e dietro, vedete, dietro ha tutte queste pernacchie. 10 su 10, veramente bella. Shinside è un sito che consiglio sempre oltre a Rongui, ogni volta di consiglio. E poi è una maglietta che appena la vedete dite sì, Giali, è tua. E questa maglietta qua, che la promuovo anche questa con un 8 su 10 perché è troppo lunga, un po' baggy, quindi magari non va bene a tutte le S. Che c'è scritto giardiniera 35 con tutti questi fiori rossi e dietro è così. Ma bando alle ciance, vorrei salutare in questo video due mie amiche. La prima è la Chiara, quella gran figona della Chiara. Ciao Chiara. E la seconda è Kami B. Oh my god. Incominciamo con l'Ask Jalissa. Kami B sarebbe la Kami B.
Allora, devo ancora cercare il video perché io quando faccio le cose non le faccio mai bene. Perché fare le cose bene quando puoi farle male? Cioè, chi è che non lo chiede? Cioè, posso fare le cose bene? Sì. Perché devo farle bene? Facciamole male. Perché se tu fai le cose male... Quando è stata l'ultima volta che ho fatto una scrivista? Una domanda. Scrivete sotto. Qual è l'ultima volta che Giolissa ha fatto un ask? Ok, ho trovato il video. Basta, possiamo essere tutti felici e sereni. Rastereniamoci tutti. Allora. Ask Giolissa. Hai mai visto Taylor dal vivo da Mary Best? Hai mai visto Taylor dal vivo? No. Se dovesse venire andresti al concerto? Sì. Quali altri artisti vuoi sedere dal vivo? Katy Perry, anche se so che canta di merda in live, ma io ho un amore spropositato verso Katy Perry, e Marco Mengoni. Anna Maria Rossi, Italia o estero? Italia. Matematica o italiano? Assolutamente italiano. Poi Manils Giacopo. Colore preferito? Rosso. Materia scolastica preferita? La mia materia scolastica preferita cambia. In questo momento filosofia, domani c'ho la verifica, quindi auguratemi tutti buona fortuna, anche se l'avrò già fatta quando vedo questo video. Ah, dato che il mio prof di filosofia mi segue i miei video, cioè è abbastanza imbarazzante come cosa, quindi saluto il mio prof di filosofia se è arrivato fino a qui. Salve prof. Pronuncia da Just My Word. Pronuncia velocemente. She sell seashells on the seashore. The shells she shell on the seashore. All seashells seashore. Raga, però sapete che la mia S è così. Siete delle persone cattive quando fate fare certe cose. Poi Serena. Ah no, ok, ho già risposto. Qual è il tuo colore preferito? Ok, oddio. Allora, Stefania Marai. Oddio, sei stata ad Albero Bello. Io sono di Taranto, quanto vorrei incontrarti. La Puglia è meravigliosa, baci. I love pizza. Perché hai iniziato a fare video e caricarli su YouTube? Perché li guardavo. Perché li guardavo quando ero... Cioè, non che li guardavo. Li guardavo, guardavo Clio, guardavo Ken Kiri, guardavo Alice Lai Codri, Fly 80 Full... E allora li riproducevo io stessa allo specchio, mi mettevo, io sono stata un anno a parlare da sola allo specchio credendo di avere iscritti e credendo che dopo li avessi veramente pubblicati. E allora un giorno faccio, perché è inutile che li fai, non li carichi, nel senso metti, prendi una webcam, perché all'epoca anche se avevi una webcam, cioè non c'era molta gente, ne ho iniziato nel 2012, nel 2012 non era ancora scoppiato il boom. Cioè era scoppiato però non così come adesso, nel senso che adesso per essere seguita ai primi tempi devi, cioè non diciamoci minchiate, devi comunque avere una, non basta più fare video solo con la webcam. Invece ai miei tempi sì, e ho iniziato a fare un video, poi tanto se non ti guarda tanto in cam non ti guarda nessuno anche su YouTube, quindi nessuno per nessuno, almeno lo posti e lo puoi rivedere, e ho iniziato così a fare i video. I tuoi genitori cosa ne pensano? Mia mamma mi dice di stare attenta e non mi caghi i video, invece mio papà guarda i video, non so perché sto parlando così, e vorrei salutare mio papà, questo video saluti alle persone, ciao papi, e niente, mi guarda e mi dice che sono una lardella magica, robe del genere. Matti Tuffa. Ciao Gial, volevo sapere se a te piace Violetta e cosa ne pensi. Violetta sarebbe la versione del mondo di Patti attuale, solo che credo che per Violetta ci sia un po' troppo fomento. Alla fine è solo un cartone, più o meno, e ve lo scorderete quando avrete 16-17 anni, guarderete indietro e penserete perché ho speso così tanto per Violetta. Quindi a tutte le ragazzine che mi seguono, non spendete soldi, non fate spendere i soldi ai vostri genitori per Violetta, perché da grandi non ve la cagherete. Fidatevi di me, a me piaceva il mondo di Patti, però non sono mai andata a un suo musical né niente, e adesso il mondo di Patti mi fa cagare, nel senso. Vorrei salutare Magi Amadei. Smartphone Dependent mi dice: ti piace la Calabria? Ci sono andata e sì, mi piace.
Giulietta Fruttosa mi scrive: ciao Giulietta, dato che sei in fissa con i fiori ti consiglio un paio di scarpe da Terranova, il modello uguale ai Dr. Martens, è nera e tutta piena di fiori, se sei interessata a comprare ti consiglio di andare adesso perché costano solo 9 euro. Non mi piace comprare le imitazioni, però grazie per il consiglio. Alice Baricodi, verresti a Bologna se mi pagate il biglietto del treno? Molto volentieri. Poi Alessia mi dice che è stata anche là ad Albero Bello. Fernanda mi dice: quali sono le tue youtubers preferite? A me piacciono tantissime youtuber. La mia preferita sono molte, tipo Vaxelle 2007, Annalisa Superstar, Pink Sparkle, La Diva del Tubo, La Sindina, Nishanti, poi seguo anche Graveyard Free Girl, insomma queste. Film e libro preferito. Film, non c'ho un film preferito, appunto rispondo sempre con l'ultimo film che ho visto, che è Divergent. Libro preferito, La solitudine dei numeri primi, Il barone rampante e Lo scudo di Talos. Canzone preferita del momento, Demons degli Imagine Dragons e Don't Say Goodnight di non so chi perché non so pronunciare quel gruppo, però cerca, vi metto i link sotto. Chiara mi dice... che liceo pratichi? Il liceo delle scienze umane. Vorresti andare all'università? Sì. Ti piace Roma? Ci sono sempre voluta venire dal 2000, dall'estate del 2012, quando io ho la casa, i miei hanno una casa in Abruzzo, e come sapete in Abruzzo che sarebbe mezz'oretta, 40 minuti, non più di un'ora da Roma. E volevo venire tanto perché, non lo so, ero in fissa con Roma in quel momento. Cioè no, così suona male. No, suona malissimo perché non ero in fissa per quel motivo, ero in fissa per un altro motivo. Beh, comunque, mi volevo andare a Roma e continuo a volerci andare perché credo che... Cioè, sia una città storica, nel senso, tutto quello che sto studiando adesso in arte, in storia, sarebbe bello andare lì e fare... esistete veramente allora? Agli archeologi, alle scavi archeologici, cioè, che giorno compi gli anni? Il 3 dicembre. Dove vorresti abitare? Vorresti abitare all'estero? Per adesso no. Vorresti farti un altro tatuaggio? Sì, due, che mi farò a dicembre, che non vi dico quali. Qual è la tua strada preferita da Dominga? Che saluto perché tu mi segui dappertutto, quindi sei una figa. La Juve, poi Giorgia, cosa siamo noi per te? Oh, porca troia, mi suona il telefono. Aspettate, che vado al telefono. Chissà, mamma, perché mi chiami al telefono? Sì, voglio andare. Va bene, ciao, bellissima. Ciao, sì, ciao. No, sì. Ah, ok, ciao. Ciao, ciao. Allora, l'ultima domanda era, cosa siamo noi per te? Raga, amatemi, perché io sarò così, se qualcuno mi dice taglia, io non taglio. Io faccio restare tutto così, perché io sono così. Ok, basta, così sembra tipo bitch. Però no, ho passato quel momento. Comunque, l'ultima domanda è: cosa siamo noi per te? Per me non siete degli iscritti, siete un po' come una mia grande famiglia. Cioè, so che suona male, però è come se noi tutte 13.400 fossimo una famiglia, cioè siete la mia famiglia personale, perché quando sono triste so che posso andare su Ask e contare su di voi, tutte le vostre domande che mi vedete felice, oppure su Twitter, tutte quelle ragazze che mi hanno scritto, che adesso ho 7 messaggi su WhatsApp, che bello, e meno male che non mi cagava nessuno, grazie Gioia per avermelo detto perché mi ha portato una grande fortuna, ti sto indirettando perché ho anch'io una pazienza, ma dopo va a cagare. Comunque vorrei salutare tutte quelle, tipo la Valeria, che mi mette sempre mi piace a tutto, grazie, oppure Harry's Dream, questa ragazza qui, che mi ha appena scritto,
Oppure un'altra ragazza che mi ha scritto, e lei, grazie, adesso vi ringrazio tutte pubblicamente. Un'altra ragazza, e lei, questa ragazza qua mi scrive spesso e l'adoro. Poi anche questa ragazza qui. Poi questa ragazza qui. Comunque, per partecipare, per scrivere una mia, per avere una mia risposta, una vostra domanda, basta che scrivi sotto questo video una domanda. Io nel prossimo Ask Giallissa rispondo. Spero che questo video vi sia piaciuto e al prossimo. Ciao!